40 missili con gittata massima di 160 km, colpi di mortaio, migliaia di proiettili per calare. Il contenuto del cargo intercettato da Israele nel Mar Rosso sarebbe stato inviato dall'Iran e destinato a Gaza, secondo Tel Aviv. La nave cargo Klos C è stata scortata dalla Marina dello Stato ebraico al porto di Eliyahu, dove il materiale è stato analizzato e filmato esclusivamente da personale israeliano. La nave è stata intercettata mercoledì e oggi il materiale sarà mostrato in una conferenza stampa in presenza del premier Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Moshe Yaalon. Secondo Israele, l'arsenale sarebbe dovuto approdare a Port Sudan per poi essere trasportato via terra attraverso il Sinai fino a Gaza. Sia l'Iran che il Sudan hanno immediatamente smentito ogni coinvolgimento nell'operazione, così come Hamas al potere nella striscia di Gaza.